Comunque, sì, come presidente dell'inizio, da quando abbiamo cominciato a parlare di CMS, stiamo parlando del 2009, quando noi abbiamo presentato in una giornata aperta a dicembre 2009 le realizzazioni con questi quattro CMS di riferimento. E in questa occasione c'è qualcosa di particolarmente succoso e interessante, che è la presentazione della nuova proposta di Drupal, che verrà adesso raccontata da Mario Guarini, da Nadia Cavotti e credo ci sia anche Sergio Lunguni. E sul treno anche lui, abbiamo un pezzettino di quelli che avrebbero dovuto partecipare che hanno avuto questi grandi problemi tecnici. Quindi Mario e Nadia, a voi la parola e grazie ancora una volta per quello che avete realizzato. Ci siamo, io ero là che guardavo un cantiere che stava lavorando e quindi mi stavo godendo la mia pensione, no, mi arriva la telefonata di Nani e dice dobbiamo ricominciare. E insomma niente cantiere, ma lo costruiamo noi un cantiere, no? Niente, quindi io non è che ho moltissimo da dirvi perché Nadia ovviamente è colei che ha tirato le fila per realizzare questo nuovo modello di sito. Anch'io non sono felicissimo di questo cambiamento, anche perché i risultati che avevamo ottenuto con i siti responsi, con il rispetto della struttura, io vedo che questo modello di sito, non il nostro, ma quello che è stato proposto, manca rispetto alla struttura dei titoli. Abbiamo delle pagine in titolo 1, prima si parlava appunto, no, dell'accessibilità dovuta anche a una corretta struttura del documento. I siti, le pagine web sono documenti come tutte le altre risorse che vengono digitalizzate. E quindi così sono rimasto un po', però ho detto ok, andiamoci sì, e cerchiamo di togliere quello che non va bene in questo modello e di aggiungere invece quello che abbiamo sempre fatto, cioè lavorare sull'interattività. Avevamo iniziato anni fa facendo pagine statiche, no? Facendo pagine una dopo l'altra. Io addirittura nel 96 ho fatto un sito di 6500 pagine statiche, cioè fatte a mano, o perlomeno fatte in una maniera strana che avevo inventato io, cioè tramite l'integrazione di un file di Excel venivano create automaticamente delle file e mi sono inventato il mio CMS, no, personale. Questo nel 96, quindi poi incontrando porte aperte sul web e la voglia di proseguire migliorando quello che già girava, abbiamo cominciato a pensare al nuovo sito. Al nuovo sito però fatto nel rispetto di quello che è sempre stato il nostro progetto, cioè modulistica, circolare interattiva con firma, albo e automatismi per la gestione dell'albo e della trasparenza, e cercare di dare alle scuole quel valore in più che spesso certi temi, certi siti proposti non rispettano. Ecco, io ho cercato di analizzare alcuni siti con il famoso validatore, no? Ho aperto alcuni siti fatti dalle aziende, io non dico quale nome perché già mi ero preso una quasi correa di una volta. Però io ho visto i siti che vengono commercializzati come siti rispettosi e mi ritrovo che le validazioni manco iniziano. Mi ritrovo con delle validazioni che la norma dice: se il sito non è validato, tu non lo puoi pagare. E questo lo dice la norma. E allora, come mai questa nascita di tutti questi strumenti innovativi non validati? E le scuole sono ancora lì a tirar fuori 7.300 euro. Allora io chiudo perché sapete io sono abbastanza polemico quando no, e lascio parola a Nadia perché il sito deve essere presentato da lei perché è veramente
una grande rivoluzione in quello che era il nostro lavoro. Parlo solo di numeri, abbiamo attivato circa 40 moduli per la gestione delle richieste del personale, quindi le istanze, no? Le istanze online, e altri strumenti molto utili. Sta di fatto però che spesso e volentieri, come diceva Antonio, i nostri albi, le nostre circolari, la nostra trasparenza vengono gestiti in ambienti che non hanno nulla a che vedere con la scuola e non si sa neanche se sono i dati gestiti in Europa o in qualche altra parte. Quindi ben vengano i controlli, ben vengano i controlli di, come si può dire, che i siti rispettino queste regole fondamentali, che i nostri dati rimangano in Europa, che la trasparenza sia veramente trasparenza e non trasparente e basta, perché qua io mi vedo delle sezioni di amministrazione trasparente che non hanno nulla a che vedere con quella che è una corretta gestione di una struttura che deve essere fondamentalmente, come dicevo solo prima, accessibile. E questo è stato il nostro impegno fin dall'inizio. Io ho finito, vi saluto di nuovo, passo la parola a Nadia che illustrerà questo nuovo lavoro che ha fatto anche con la mia collaborazione e con la collaborazione di altri, Sergio che è bloccato in treno e Panetta e altri. Panetta per il tema. Prima comincio a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con Dunque7. Parlo di Mani Perni, parlo di Paolo Bozzo, parlo di Campari. Paolo Bozzo mi ricordo in un'ottata per sfida, perché non c'era libreria di sfida. Ce la siamo fatti di Paolo Bozzo, io ho aiutato Paolo Bozzo, e lavorando, ragazzi, mi sembra la cosa possibile, di notte su un sito di una scuola, Ugo Foscolo, dove era anziana, per poter mettere il sito fuori linea e poter testare il lavoro tutti, perché i signori dell'arte e dell'arte di Violetta non ci avevano neanche fornito uno spazio su cui testare, figuratevi un po'. Comunque ringrazio tutti questi che hanno già aiutato con Dunque7. I siti Dunque7, che sono 15 anni che si lavora con Dunque7, sono cresciuti piano piano grazie alle richieste dei dirigenti scolastici dei SGA e dei docenti. Oggi si chiamano educatori digitali, una volta erano semplicemente dei docenti interessati all'argomento. Ricevono delle telefonate, ma a noi ci servirebbe questo, si può fare, ok, vediamo. E piano piano siamo cresciuti. Quindi nei siti gruppi all'interno sono estremamente ricchi a seconda della scuola, dell'organizzazione tipica di una scuola. Non parlo di istituti comprensivi piuttosto che istituti superiori, ma di quella scuola, perché per fortuna noi abbiamo una grande ricchezza, che è la scuola dell'autonomia. Okay. E laddove in una scuola si trovano un insieme di persone che vogliono fare in un certo modo, allora il sito Laura diventa una cosa veramente importante. È quella che porta all'esterno l'idea della scuola costruita dal collegio docenti, dal consiglio di istituto, da insieme dei ragazzi, di tutti quelli che operano all'interno della scuola, però in armonia con il territorio che ci circonda. E questo nel rispetto proprio di un'Italia che è bella, proprio perché è diversa ed è un insieme fantastico di culture diverse che però fanno un'unica nazione. Siamo diversi dagli altri proprio per questo. E grazie alla nostra scuola, le posso dire, perché come mamma vedo che i nostri ragazzi all'estero sono grandi proprio perché hanno fatto anche le nostre scuole. Punto. Siamo arrivati poi però a dire ok, adesso il 7 comincia ad essere ricciotto, nel senso che i gruppalisti sono anni che dicono tra un po' non vogliamo, quindi non si va avanti, però. E arrivano i soldi del PNRR. Ok, benissimo. Allora perché non approfittare per rinnovare il nostro CMS con Dunque 9, oggi Dunque 10, 11, siamo già pronti comunque questo passaggio.
e comincio a guardare la cosa. Vi dico la verità, la famosa architettura dell'informazione, così come a cui dobbiamo attenerci appunto per avere i soldi del PNR, l'architettura dell'informazione che è stata data ed è quella che noi dobbiamo rispettare, non mi piace, la trovo pesante, la trovo... ma che poi io devo scrivere anche cosa serve e cos'è il calendario scolastico, io rompo, anche il genitore penso, ed è così perché lì io devo rispondere a un servizio e in quel servizio ho una serie di campi che io devo obbligatoriamente compilare, altrimenti il validatore mi dice non c'è servizio, ma chi lo dice? C'è? No, assolutamente no, va bene, comunque sono sempre polemica, ho segnato 40 anni, mi piace la scuola libera, pensante, però mi adeguo e quindi di mezzo lo trovo. E facciamo tutte le quattro voci con tutte le voci di menù, così come richiede il PNR, per carità, benissimo. Pesante, mi piace poco, non ti va a compilare queste cose qui, chissà che. Però l'abbiamo fatto. Poi arrivo le voci. Schede didattiche, la scheda didattica, ma più bello, i progetti delle classi. Boom! Dico, ma che cavolo, progetti? Progetti sono l'istituto, poi magari progetti delle classi. Poi mi arrabbio anche, perché? Perché conosco la scuola e dico, ma la scheda di progetto è una cosa importantissima. E la scheda di progetto nasce, è una cosa che ogni anno cresce, grazie al lavoro della Commissione e grazie alle delibere del Consiglio di Istituto. Ma allora, chi sono altri che possono permettersi di entrare nelle decisioni di un collegio di docenti? Questo a me piace poco. Poi oggi parlando con Renata, mi dice, ma no, ma è una vecchia edizione quella di queste voci. Ho detto, Renata, io ti credo, però sta di fatto che ho scaricato la cosa da lì e lì si parla di questo. Tra l'altro, negli ultimi giorni abbiamo pure sticato, così io volevo farlo, mi sono costretto pure a farla, dicevo che è tutta la mia. Poi ho detto, però la faccio come dico io, e la lascio libera, cioè le scuole che scaricheranno il pacchetto Lupa avranno nel tutorial e proprio come rifare il tipo di contenuto, i progetti, perché ognuno lo farà in ragione della. Nessun modo superando che riflette, suppongo, la sua realtà. È una scheda, che cos'è una scheda? No, è importante scrivere il progetto, insomma, io mi ricordo quando mia figlia era piccola, la prima cosa che ho fatto quando dovevo scrivere l'elementare era andare a leggere, cioè sono andata a leggermi com'era appunto tutta l'offerta formativa che andava al di là del curriculare, perché lasciare mia figlia un tempo pieno, ore, seduta e non sapere oltre al curriculum cosa fa, qual è la ricchezza che offre la scuola, mia figlia non piaceva. Su questo a me non è piaciuto, quindi in un certo senso ho rispettato le richieste di Agit, bene, in modo che le scuole non abbiano problemi nell'avere i soldi. Non condivido questo obbligare le scuole, è giusto che ci sia una parte del sito che sia uguale per tutti, io pensavo alla parte burocratica, ma quando ho letto la prima cosa pensavo che bello, adesso sistemano bene albo e amministrazione trasparente, quello che ci deve essere di obbligatorio in ogni sito che riguarda le scuole, quella chiama la parte burocratica che mi rompe, dopodiché i docenti possono dare l'idea della loro scuola. Quindi la parte dei progetti con la parte di sviluppo delle aree tematiche che da noi c'è, perché se io vado sul sito del FECA di Milano loro mi hanno sviluppato l'insieme di aree tematiche che è ben diversa da quella di Città, ad esempio, che è un istituto professionale e così via, perché è lì che ho l'idea di scuola, una scuola diversa, di scuola diversa, cioè dell'offerta che mi dà la scuola. A me come genitore, quando devo scegliere per mio figlio piccolo, io come studente, quando devo fare la mia scelta, per non mi è piaciuta, non la condivido,
Ma certo, la buona italiana c'è la regola, la rispetto, però non mi è piaciuta. E soprattutto in queste due luci. Contesto anche il fatto che, dati i soldi del PNR, cominciamo a fare il sito e poi, già tanto, abbiamo tutto pronto e si cambia il validatore. Ma perché si cambia il validatore? Perché io voglio validare il tuo sito per capire se ci sono determinate voci e quindi tu mi ci devi mettere degli data element in un certo posto. Dopodiché dico, va bene, appurato che i siti possono essere fatti con qualunque CMS, qualunque, non solo con il modello presentato, quindi ci sta bene un Joomla, ci sta bene un Drupal, sento dire in un webinar anche con qualunque altro CMS pure proprietario. Non lo dico io, cioè dico no, qui stiamo stravolgendo qualcosa che non va. Tra l'altro, scusatemi, ultimamente appunto apro uno dei siti con la parte di amministrazione trasparente ALBA, con un sito, io dico vostro nel senso di WordPress, che mi impatto chiaramente, sulla base di WordPress che è una copertura, e poi sottoleggo copyright di quelli, no, cioè scusatemi, mi piace poco. Io ci personalmente tengo la libertà e la diversità la ritengo una ricchezza. Joomla presentava le cose in un suo modo, con prestito un altro e noi un altro. Vi ricordo le nottate che ci siamo fatte, appunto, con le 4 CMS, proprio per rispettare questo, ma non era una scelta casuale, era una scelta che rispettava il nostro modo di essere italiani. Noi siamo ricchi proprio per questo, la diversità la voglio rispettare. Non mi è piaciuto questo, cioè che il mio sito tu debba validare il mio lavoro, il lavoro della mia scuola, con dei data element che io devo toccare in quel punto lì. Ma tecnicamente non è così difficile, l'abbiamo risolta velocemente, giusto quella sera là, perché si è messo a lavoro e ha sistemato tutto. Ma è serio questo discorso? Punto di domanda, è serio? Io non lo so, adesso vi faccio vedere il sito, cosa vi ha fatto, ho rispettato, non solo, ho cercato di coordinare rispetto non solo di quanto chiedevano i signori dell'AGE, che li chiamo così, ma soprattutto rispettato le richieste dei dirigenti scolastici e dei direttori servizi generali e degli animatori digitali, e non di 10 o 20 scuole. Di tante scuole che hanno visto il modello, ok? Le ho convinti un buon numero a passare, dico però non tanto per passare alle richieste agili del PNR, la leva che ho dovuto fare era stata, guardate che il 2007 prima o poi finisce e restiamo senza, quindi andiamo in 2009 e per andare in 2009 rispettiamo il discorso del PNR, così almeno non costa alla scuola. Cioè, l'assurdo è questo, perché quando è stato visto il modello, questa risposta non è assolutamente piaciuta. Ma vi dico di più, io ho grossi istituti che mi hanno risposto, no, noi restiamo con 2,7 comunque. Molte, ma istituti anche da vicino, grandi, importanti, ti dicono no, mi spiace, i soldi del PNR non li prendiamo. Quando 2,7 non ci sarà più e ci sarà 2,9, provvederemo noi con i nostri fondi, però vogliamo un sito libero, come diciamo noi. Allora ho detto, se poi domani me lo obbligano, andando qua di mani, allora affronteremo l'obbligo. Adesso no. Questo non mi è piaciuto, bastava un pochino più di libertà, anche se, ripeto, noi abbiamo rispettato le richieste, quindi tutte le funzionalità presenti in Drupal 7 le abbiamo mantenute tutte. Anzi, abbiamo aggiunto qualcosa di più. Abbiamo visto negli anni quali erano le difficoltà, ad esempio, della segreteria per quanto riguarda le date di pubblicazione degli atti, importantissimi perché ti possono portare dei guai, no? Bene,
conduco il nome del sistema, in automatico Regione della categoria scelta. È un anno di gara contratto, ok, il sistema me lo pubblicherà in automatico 5 anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo, ma in automatico. È una convenzione, è 3 anni, però attenzione, se è una convenzione che è legata ad un PON, o a un PNR, o un PNSD, deve starci 5 anni, perché io lo devo lasciare reperibile per 5 anni. Bene, il sistema calcola e mi fa tutto da solo. Questo perché il sito deve anche togliere il lavoro alla segreteria, deve essere anche funzionale. Non posso obbligare gente a pubblicare 2, 3, 4 cose. Dico, un amministrativo costa al cittadino comunque, perché prima diceva Vitti, noi non pubblichiamo le volte, no, già la scuola mi mette tutto per quanto attiene i collaboratori esterni, per quanto attiene gli incarichi conferiti, autorizzati dalla scuola, e sono già anche alla PAF, io ti metto il link agli indicatori di flessibilità di pagamenti, magari ce l'hai già spolicchiato, ti metto il link che va là. Abbiamo mantenuto tutte queste funzionalità per quanto riguardava appunto la gestione, perché le scuole che avevano adottato il sito Drupal non è una vetrina, è proprio usato come lavoro. E così si va avanti. Abbiamo però, non ci siamo detti, ok, servite tutto quello che mi chiedete, però questo spazio di area di marca ben centrale dove ogni scuola metterà le sue scelte. Sono ancora in coreutico, quindi avrò determinate aree tematiche rispetto ad altre, le mando avanti probabilmente a creare tematiche come cyberbullismo o così via, più svolte in modo diverso all'interno di scuole ci saranno. Questo è quello su cui abbiamo puntato. Il sito è pronto, siamo alle rifiniture più che altro per la validità della cosa, ma lì ci siamo. Mi è piaciuto anche che questo validatore, allora, se il progetto è agile, se dovete considerare tutte le scuole italiane, e poi mi fa un validatore che non tiene conto del fatto che il mio sito non è costruito con WordPress, ma con WordPress. E mi toglie dal punteggio, non mi interessa il punteggio, perché, allora, ad esempio adesso noi siamo 87, 100, 100, ma 87 perché? Non viene riconosciuto che non sono un WordPress, sono un Drupal, magari valida anche che deve essere un Drupal per piacere con che parte almeno dal 9, perché se no il booster 5 non funziona con Drupal, almeno quello. Poi altra cosa che in questo momento non raggiungo il 97 che raggiungerei, perché il prototipo è sul mio spazio, quindi la dichiarazione di accessibilità non tiene conto del dominio diverso e tu mi dici di no, ma io so di essere a posto. Quindi alle scuole, quando prenderanno nel loro spazio, la cosa si sistema. Ma per carità, mi va bene tutto, ma appunto, se tu mi dici, Ministero della Pubblica Istruzione, tu non vuoi neanche di 3 ore a cui assistito, è precisato che può essere fatto anche con HTML5 puro, per carità, pure con il CMS appunto, di proprietà, e poi dopo il tuo validatore valida solo se c'è un compresso 2.0 e non di più, gli attribuisce un punteggio. Scusatemi, ma queste cose a me non piacciono. Le trovo scorrette, ok? C'è poco da fare, appunto. Volevi a posto, no? Perché se avessi avuto qui le persone interessate, sarei andata oltre, ci sono altre cose che non vanno. Mi spiace, non era noi consapevoli sul web, ripeto, quando siamo partiti Laura, penso che tu possa fare da testimone con Alberto, non eravamo in competizione, anzi il nostro era, non esiste il CMS migliore, esiste il CMS che è adatto alla mia realtà scolastica. Quanti anni siamo andati avanti così? Penso che sia stato corretto. Siamo ancora così. Non mi piace. No, nel senso che siamo ancora. Ah, ripeto, devo citare però. Di soluzione. Anche perché abbiamo in mente la cosa più importante, che sono gli studenti
soprattutto ripristinare, forse nel senso dei primi interventi, il sito come elemento di comunicazione tra persone, dove l'aspetto pregnante rimane quello di lavorare con la comunità scolastica che abbiamo di fronte. A volte le soluzioni tecniche ci allontanano, ad esempio il registro elettronico ci allontana, perché quando noi avevamo il registro elettronico noi andavamo su una valutazione della, con i ragazzi e le ragazze senza l'incubo del genitore con le medie, e anche con gli insegnanti che arrivavano con 7,29 o 7,91 o altro. Invece la scuola è un'altra cosa, fortunatamente. Noi cerchiamo di interpretare con questo lavoro e con il lavoro di tutti. Però devo aggiungere anche una cosa di Ludo, importante. Noi due siamo diversamente giovani, abbiamo però avuto la fortuna di incrociare sulla nostra strada Sergio Rubboni, che ha sviluppato tantissimo. No, partiamo da Arturo Parenza, che non è qui perché è un mio papà, il quale ha messo in drupal.org il tema Bootstrap Italia, che già era rispettoso del quadro che deve agire, ok? Quindi a lui la grande partenza. Poi con Vendetta lo sviluppo, con me, con te e con soprattutto Longoni, l'aggiunta di tutte quelle funzionalità che erano già presenti e ritenuti dai nostri dirigenti indispensabili, e le abbiamo. Quindi io non mi farò più. Parte pesante non lo sa di un po', beh, che dei primi quattro perché stanno a sinistra, voi ci rimaniamo con tutti sotto. Allora, faremo degli incontri online, sia a livello redazionale, ma poi soprattutto volevamo dare spazio alle scuole, in modo che potessero aggiungere, non so, le loro richieste per quanto viene di dare un'idea della loro scuola, e quindi bisogna fare anche un intervento di tipo costruttivo, che lo fa, esatto, è uscito, ecco, quindi faremo del lavoro, degli incontri online, delle lezioni online, appunto per accompagnare questo. Questo è fatto.